Iniziano a comporre i pezzi di un puzzle relativo allo sviluppo del nostro porto, in generale del nostro litorale, grazie a una programmazione finalmente coordinata fra tutte le autorità che hanno competenza e responsabilità sullo sviluppo dell'area portuale. Siamo molto onorati di avere concluso in sinergia questo protocollo di intesa con l'autorità di sistema portuale dello Stretto, grazie al lavoro che è stato fatto dall'assessore Mariangela Cama e dal presidente Mario Paolo Mega. Adesso tutto è pronto per capire chi deve fare cosa e quindi mettere in atto tutte quelle che sono le attività che possano far crescere e sviluppare il nostro porto, un porto che naturalmente coniughi tutte quelle che sono le attitudini della nostra zona e del nostro litorale, quindi un porto passeggeri, un porto naturalmente che abbia uno spazio per la diportistica, un porto che abbia uno spazio per le navi da crociere, un porto che mantenga naturalmente in parte anche la sua anima commerciale, ma soprattutto un porto che si apre finalmente alla cittadinanza, ai turisti, che è vissuto e frequentato tutto il giorno con delle attività anche commerciali che si possono sviluppare. Ma sono quasi 18 mesi che l'autorità di sistema dello Stretto è nata. Una delle prime, dei primi impegni è stato quello di creare il sistema portuale, di creare una forte sinergia con le istituzioni. Questo è fondamentale. Stiamo cercando intanto adesso di costruire anche la pianificazione, una pianificazione che deve essere coordinata in maniera che le funzioni dei singoli porti diventino complementari. Noi non dobbiamo avere all'interno dello stesso sistema portuale concorrenze, dobbiamo costruire al meglio infrastrutture in maniera che si possano attivare servizi che siano sempre più efficienti, in maniera che i passeggeri che attraversano i nostri porti vivano un'esperienza positiva e non quello che purtroppo ancora oggi accade spesso dei piccoli viaggi della speranza. Arriva la sottoscrizione di questo protocollo, che è un documento che è un grande contenitore di tante giornate passate insieme in condivisione con l'autorità di sistema portuale. Grandi visioni, grandi progetti, obiettivi condivisi e quindi siamo contenti, insomma, di volerlo presentare alla cittadinanza. Si occupa non solo della programmazione delle aree all'interno del porto, ma proprio perché il porto è nel cuore della città, ovviamente anche delle relazioni che l'uso dell'area portuale ha nei confronti della città appunto che lo circonda.